Maria Giovanna Maglia, questa vicenda è curiosa perché da quella struttura un anno fa si allontanarono alcuni dei richiedenti asilo e oggi ne arrivano degli altri, perché il patto di ridistribuzione riguardava tanti paesi esteri e le strutture delle diocesi italiane. Non è una buona parte di loro che sono migranti economici, non ci vuole stare qui. Hanno finalmente capito che qui non è che c'è tutta questa possibilità di campare, sopravvivere e lavorare, che sono state raccontate loro probabilmente in loco delle storie che non corrispondono al vero. Molti hanno amici, legami, parenti in altri paesi d'Europa e tentano di arrivarci. Poi quando vai a Ventimiglia e fatti due pianti, non due risate, su come il democratico governo francese tratta all'ingresso, a calci in culo, chiunque provi sia a entrare che a farli entrare. Cioè, o vedi che la Brexit in realtà è stata causata dalle file a Calais di gente che faceva accampamenti. Vogliamo far finta che non sia un problema? Facciamo finta che sia un pretesto? Facciamo finta che sia un pretesto, non è così. Dopodiché, per tornare al discorso di prima, su quel che questo governo ha fatto, non ha fatto, e su che cosa cade, sul fatto che ha parlato solo di immigrati, questo governo cade sulle questioni economiche. Cade sulle questioni squisitamente economiche, sulle infrastrutture, sull'apertura dei cantieri, sulla bassa. Ha torto, adesso io non sto dicendo chi ha torto o chi ha ragione, sul taglio delle tasse, sulla redistribuzione del denaro delle regioni, questo governo, sulla riforma della giustizia. Non cade sugli immigrati. Non è vero che per un anno abbiamo deciso di parlare solo di immigrati. Casomai ha fatto comodo a qualcuno, certo, dire che si parlava solo di immigrati e attribuire il contrario, sto dicendo, e attribuire a Salvini questa, sì, cosa. Appena Salvini si è provato a dire da leader di partito che voleva fare. Vada a leggere il tweet di Salvini. Io voglio dire un'altra cosa. Voglio dire che sempre in questi dibattiti che noi facciamo c'è sotto l'idea elitaria ed elitista per cui quel che il popolo pensa puzza, e non è così. No, vabbè, ma...